Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro John. Siamo ancora su Final Fantasy VII Ever Crisis. Parliamo dell'evento nuovo. Evento nuovo che per la maggior parte, ovviamente, dei giocatori, specialmente i giocatori Day One, sarà un evento veramente, veramente easy da completare. Anche perché, appunto, elemento ghiaccio più attacco magico. Per tutti coloro che hanno iniziato a giocare come me solo ed esclusivamente per Young Sephiroth avranno sicuramente la strada spianata. È anche vero che i nuovi banner aiutano, ovviamente per quanto riguarda il attaccare con elemento ghiaccio, anche perché abbiamo il banner Limit Break in cui abbiamo Cloud Limit Break con Arcanum Ghiaccio, molto 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 buono e anche molto utile in questa situazione, anche se ovviamente gli attacchi magici sono quelli prediletti, quindi ovviamente utilizzare attacchi magici di tipo ghiaccio è sicuramente un'ottima strategia da utilizzare in questo, diciamo, in questo evento. Ho utilizzato lo stesso team sia per quanto riguarda la X1 e la X2, ovviamente ho cercato di divertirmi un po' e evitare di, diciamo, di strafare dal punto di vista anche di power, di strafare anche dal punto di vista generale anche di composizione del team. Ho cercato di fare un qualcosa di un po' più particolare, un po' più bellino. Ovviamente mi dispiace non avere le armi potenziate al massimo ancora di alcuni personaggi, però grazie al generosissimo regalo che ci ha fatto il team di sviluppo, che ci ha regalato ben 1 milione di gil, finalmente posso uppare diverse armi che mi ero lasciato alle spalle. Ma andiamo ovviamente a vedere i team che ho utilizzato sia per la X1 che per la X2. È un team molto molto easy perché, ripeto, sfrutta ovviamente il mio essere giocatore Day One, sfrutta il mio amore incondizionato per Sephiroth e sfrutta ovviamente anche quello che il gioco mi ha dato principalmente. Infatti abbiamo un Sephiroth che rappresenta il mio DPS principale, Winged Edge portato ovviamente a più 12 addirittura, se non mi ricordo male. Barret, che invece tramite il micro laser mi consente di incrementare la potenza d'attacco magica. E poi abbiamo Lucia, che tramite la Bold Eagle mi consente di abbassare la resistenza ghiaccio del mio avversario e quindi mi consente di fare ancora più danni. Per quanto riguarda la build, il setup, vi ripeto, un setup che qualsiasi giocatore Day One ha probabilmente la capacità di poter fare. Winged Edge come arma principale, ovviamente magico ghiaccio. Secondaria ho messo la Cuscious Blade solo per uppare leggermente l'attacco magico, anche se ovviamente abbiamo un boost di attacco magico al massimo di livello 7, boost invece di livello ghiaccio di livello 8, che sicuramente avrei potuto aumentare forse, ma sinceramente mi sta bene così, e un boost ability di livello 2 che viene dato ovviamente dalla Cuscious Blade, quindi avere quel piccolo boost di danno in più che sicuramente schifo non fa. Per quanto riguarda le statistiche, 10.000 HP che sono più che sufficienti, 4.500 di attacco magico che potrei tranquillamente portare più in alto mettendo ovviamente attacco magico, magari magico fisico, per far aumentare ancora le statistiche, cosa che invece non ho fatto perché ho utilizzato tutte armi che mi hanno dato sì potenza magica e ghiaccio, potenza magico fisico ghiaccio e ovviamente HP ghiaccio, quindi ho fatto praticamente una sorta di misto, però portando su il più possibile anche il boost soprattutto dell'elemento, che era la cosa che sinceramente mi interessava un po' di più. Per quanto riguarda ovviamente Summon Shiva, giusto per avere tutto a tema ghiaccio, e ovviamente skin con Arcanum ghiaccio, perché ovviamente il setup è questo. Barret invece skin free to play al solito, poi micro laser con electro cannon, un setup che sinceramente come electro cannon non vi serve a niente perché il boss è immune all'abbassamento di attacco fisico e magico. L'ho messa giustamente solo per pomparmi leggermente di più i danni magici, avendo comunque le ruin messe praticamente di lato, ma
La cosa più importante che mi interessava di Barrett era ovviamente l'healing, dato che lui è il mio supporto healer di questo team. Infatti materia di cura con estensione cura all al solito all'ultimo slot, e poi come sub weapon tutto quello che appunto mi consente di incrementare i buff e i debuff. Questo perché? Perché ovviamente potenziando Sephiroth, buffando Sephiroth tramite il micro laser mi consente comunque di prolungare l'effetto del suo buff e quindi concentrarmi o sulla cura o comunque sul fare danno qualora sia possibile. Infatti abbiamo messo la Centipede di Matt, che come stats per un supporto di buff e healing è incredibile, 50 punti in healing tutti insieme che diventano ovviamente 25, con 16 punti di buff debuff, poi lo shuriken, il 4 point shuriken di Yuffie che mi dà HP e ovviamente buff debuff, e poi il trumpet horn di Kaizith che è anch'esso molto molto buono come refined, che penso vada ad equiparare la Centipede nel momento in cui appunto potrò in futuro avere più overboost, che mi dà sempre healing e anche buff debuff extension. Come statistiche infatti abbiamo comunque un ottimo livello 8 boost di healing, che è quasi praticamente al massimo, e poi un ottimo livello 3 per quanto riguarda buff debuff extension, che appunto incrementa la durata di addirittura l'80%, quindi direi molto 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 buono. Mentre invece per quanto riguarda Lucia è la mia debuffer barra sub DPS, perché per l'appunto tramite la Bold Eagle abbiamo la capacità di poter ridurre la resistenza a ghiaccio del nostro avversario. Ho messo una Mad Minute come arma secondaria per incrementare il boost di attacco fisico e HP. Infatti come potete vedere le statistiche sono comunque molto valide, proprio perché abbiamo un buon numero di HP, un ottimo numero di attacco fisico, ovviamente il power in generale è bassino semplicemente perché il personaggio ancora non è sviluppato tutto al 100%, però abbiamo un ottimo boost fisico di livello 7, boost ghiaccio di livello 7, boost di attacco in generale di livello 3 e un boost abilità fisica di livello 2, che sinceramente schifo non fa. Infatti le mie armi messe come sub weapon sono i guanti di Tifa natalizi che mi aumentano attacco fisico e ghiaccio, la pinwheel di Yuffie che mi incrementa HP e ovviamente boost ghiaccio, e poi abbiamo la staffa di Eris che in questo caso mi aumenta attacco in generale e ovviamente boost ghiaccio, quindi abbiamo la possibilità comunque di avere un buon boost. Peccato per il pinwheel, ovvero per la girandola di Yuffie che aumenta poco il boost ghiaccio. Mi sarebbe piaciuto avere qualcosina in più, però forse con qualche overboost in più in futuro si avrà la possibilità di poter sfruttare anche quest'arma. Le materie ovviamente per tutti i personaggi sono semplicemente per incrementare le stats, non ci sono materie particolari che si vanno ad utilizzare, anche perché i sigilli io per esempio non li ho neanche visti. Possibilmente perché sono stato troppo, diciamo, forte dal punto di vista offensivo ed ho praticamente attaccato direttamente il boss senza neanche rendermene conto di quello che stava succedendo, però direi che va tutto sommato va bene così. Detto ciò, non ho altro da aggiungere, vi lascio alle due run di X1 ed X2 che sono veramente molto molto semplici anche dal punto di vista di meccaniche, però come sempre spero che questo video possa aiutare magari chi effettivamente è arrivato da poco sul gioco o cerca magari ispirazione per qualche team. Noi come sempre ci becchiamo alla prossima, bye bye.